siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Sono tornati a trovarci qui a Radio Bruno nella postazione Area Stile Gli Stadio. Eccoci qui. Ciao. Che bello, complimenti per questo premio delle cover. Sì, siamo quasi increduli perché noi abbiamo con Sanremo un rapporto strano. Sanremo è sempre stata una bellissima manifestazione che ci ha sempre molto, molto, molto attratto, non tanto per la gara, perché è una vetrina dove si vengono a presentare delle canzoni, ci vengono a presentare degli album. Questa festa delle cover è una cosa che noi non avevamo mai frequentato, la prima volta. E noi abbiamo così, quando ci hanno detto che bisognava fare una cover, io quando ho incontrato Carlo Conti, io distinto gli ho detto: guarda, io vorrei cantare La Sera dei Miracoli. E lui mi ha detto: ma meraviglioso, un'idea fantastica. Perché? Ma non perché volevo cantare quella canzone in particolare, perché volevo raccontare attraverso quella canzone, che è una canzone meravigliosa, ma perché soprattutto è una canzone che ci appartiene un po' anche a noi, visto che è una canzone che mi ha suonato tanti anni, è una canzone che abbiamo condiviso con Lucio per tanti anni, un pezzo della nostra storia. E allora da lì è venuta fuori l'idea, insieme a Saverio Grandi, che fra l'altro è quello che era meno legato alla nostra storia con Dalla, anzi era legato soltanto marginalmente, e è stato quello che poi alla fine ci ha detto: perché non ci andate con la formazione originale? Perché non ci andate anche con Ricky, con Fabio Liberatori? E infatti è stata un'idea bellissima, perché è stato un bellissimo omaggio, così che abbiamo potuto fare non solo a Lucio, ma la nostra storia, i nostri inizi, quel periodo meraviglioso dove gli Stadio sono nati e sono potuti diventare quello che siamo. Torniamo a questa sera, alla gara. Di nuovo un'esibizione, una votazione, poi una classifica per accedere alla finale. Vi faccio la domanda per sabato. Cosa pensate? Adesso affrontiamo una cosa alla volta. Intanto cominciamo con venerdì, a vedere. Però l'affrontiamo forse con un pochettino più di relax. E dopo quella cosa di ieri sera, che è stata una grande soddisfazione dopo 30 anni di carriera, è più un premio alla carriera quello di ieri sera che altro, hai capito? Non so se ce lo siamo meritati, però ci siamo tolti un sassolino bello pesante, no? Dopo dai tanti ultimi posti, forse 30 anni non avrebbe avuto lo stesso sapore. Alla nostra veneranda età c'è una bella importanza. Quindi stasera, noi andiamo lì. Come siamo arrivati? Noi siamo venuti per gioco a Sanremo. E quindi stasera forse l'affrontiamo con un minimo di relax in più, poi vedremo. Non per gioco, ma seriamente, la vostra canzone è una delle più richieste a Radio Bruno, davvero è piaciuta tantissimo, quindi complimenti. Già, quindi una vittoria l'abbiamo ottenuta. Grazie. Un'altra vittoria l'abbiamo ottenuta, perché noi, come sanno tutti quelli che ci conoscono bene, anche il vostro patron Gianni Prandi, che ci conosce dagli inizi, e noi conosciamo lui dagli inizi. Noi abbiamo sempre cercato di fare canzoni per la radio, non a caso abbiamo scritto una canzone che si chiama Canzoni alla Radio. Il nostro amore per la radio è un amore che nasce proprio dall'idea degli Stadio. All'inizio della nostra carriera, sempre per tornare a quegli anni, Lucio ci diceva sempre che saremmo dovuti diventare come i grandi gruppi americani, quelli che chiamavano addirittura FM, tipo Doobie Brothers, Steely Dan. Quei gruppi che casomai non andavano primi in classifica, però quando accendevi la radio comunque li sentivi. Ecco, noi l'idea iniziale degli Stadio è stata proprio questa. Noi siamo partiti con questa precisa identità, quella di trovare nella radio una sorta di posto dove sguazzare bene. Bene, allora vi ringraziamo di essere ritornati, ricordiamo nuovamente il nuovo lavoro che si intitola Miss Nostalgia, grazie mille agli Stadio. Che esce domani. Domani. Esce domani. Attenzione, domani esce. Oggi il 12, oggi. Siamo oggi sempre 12. Oltre. No, noi beh, eravamo già domenica. Eravamo già ritornati a casa. Esce oggi. Esce oggi. Comunque acquistatelo, Miss Nostalgia. Miss Nostalgia. Anche ok. Domani. Gli Stadio, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Sempre oltre. Ciao.